Nicolas Crow, capitano della Givova Scafati, una sconfitta quella di Bergamo che ha dato grande vigore in questa settimana di allenamenti che vi porta all'esordio casalingo contro Trapani. Sì, una sconfitta che brucia ancora e brucerà ed è giusto che sia così perché sicuramente perdere una partita con un tiro del genere non è facile, però è anche vero che per il nostro valore noi probabilmente non saremmo dovuti arrivare a quel tiro lì, quindi abbiamo tanto da farci perdonare e dobbiamo subito domenica entrare in campo con la faccia giusta perché non possiamo più regalare 2 punti. Per conquistare i primi 2 punti stagionali bisognerà affrontare, ma soprattutto superare, uno degli avversari più temibili del girone Ovest. Che squadra è Trapani? Trapani è sicuramente un'ottima squadra con giocatori che possono fare partite incredibili, quindi dobbiamo essere super concentrati sui loro terminali offensivi, dobbiamo fare una partita di squadra, di sacrificio e ognuno deve portare il proprio mattoncino per la vittoria che per noi è fondamentale. Dal punto di vista degli uomini, quali sono quelli più temibili della formazione siciliana? Sicuramente l'americano Corbett ha fatto vedere che questo campionato può fare più o meno quello che vuole, quindi sicuramente lui sarà l'indiziato numero uno, però sappiamo bene che Amici, Spizzichini, il nostro amico, sono tutti giocatori che possono essere in grado di fare delle ottime prestazioni, quindi dobbiamo essere concentrati su tutti, dobbiamo fare ripeto, una partita di sacrificio di squadra perché sarà una battaglia.